Il candidato sindaco Francesco Russo ha incassato l'appoggio per le elezioni comunali del capoluogo giuliano del coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste. Nicola Sponza, avvocato e fondatore del sindacato indipendente del CLPT, si è aggregato alla compagine di Russo. Beh, credo che molti saranno sorpresi del fatto che Nicola Sponza si candida con Punto Franco, che il CLPT appoggia apertamente questa scelta. È quello che avevamo promesso. La nostra lista sta diventando davvero la lista civica delle diverse espressioni di Trieste, in questo caso anche l'indipendentismo con cui in passato ci siamo magari confrontati, ma che ci vede uniti in questo momento a difendere l'allegato ottavo e le potenzialità dei punti franchi. Con Zeno D'Agostino ne abbiamo parlato, andremo insieme a Roma, perché è lì che si decidono le cose, per far sì che finalmente le imprese che sono pronte a portare migliaia di posti di lavoro a Trieste possano lavorare nelle condizioni che il punto franco permette alla nostra straordinaria città. Dopo il caso che ha visto i manifesti della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in appoggio al sindaco di Piazza, Imbrattati, nella notte è successo anche alla vetrina della sede di Punto Franco, subito ripulita di prima mattina. Russo ha colto l'occasione anche per riprendere il tema sicurezza in città. Ma io credo, al di là del fatto che questi imbrattamenti riguardano la mia sede, i miei manifesti, ma anche quelli di Roberto di Piazza, quindi vanno condannati tutti, però dico che c'è un problema di sicurezza. Lo dico al vice sindaco sceriffo, che negli anni scorsi ha fatto delle grandi sceneggiate e toglieva le coperte ai poveri clochard. Ma dov'è la sicurezza in questa città che vede arresti per risse e accoltellamenti? Questa non è la Trieste che conosciamo. E forse è l'ora di ammettere che non basta la propaganda sulle telecamere, ma serve più protezione sociale, serve un altro modello. Per questo Punto Franco e la mia candidatura lavorerà per un'idea di sicurezza che dia veramente risposte ai cittadini.